vai. Allora, Arezzo 4-3-3 con Pizzardo in porta, linea difensiva, Mosti e Seregni ai lati, in mezzo Burzigotti e Baldan. In mezzo al campo c'è Basit davanti alla difesa centrale, Foglia e Buglio agli interni, tridente d'attacco composto da Rolando sulla sinistra, Rolando, Cutolo a destra e al centro, forse il centrale lo farà Belloni, non lo so chi lo farà dei tre, comunque manca il centrale, quindi sarà un adattato. Vai. Penso che sia normale, non lo so, 35. Se vince questa partita, dale. Secondo te? Se vince. Vale. Secondo tempo, Daga in porta, Fracassini e Massetti sugli esterni bassi, Borghini e Maestrelli centrali, Tassi davanti alla difesa dove era Basit, gli interni sono Raya e quello l'ultimo arrivato, Volpicelli, gli esterni alti sono Bruschi e di qua chi gioca non lo vedo qua, comunque che dire, in mezzo a fare il centravanti e l'altro esterno alto oltre a Bruschi non mi ricordo, è caso. Ho preso atto di alcune cose, è stato un test per noi il primo, quindi il più difficile. Veniamo da 3 settimane di lavoro, dove la squadra si vede che è abbastanza pesante anche mentalmente, e sappiamo che c'è da lavorare molto, però è stato un test importante per me, molto importante.
Noi abbiamo lavorato tanto, devo dire che i ragazzi sono stati veramente disponibili in tutto, abbiamo fatto una mole di lavoro molto, molto importante e si è visto anche oggi, i ragazzi erano pesanti sia di gamba che di testa, però a me l'importante è che hanno accumulato chilometri dentro e adesso inizieremo a scaricare per essere pronti appunto già da domenica. Di Prassi, il mercato viene svolto ad agosto perché agosto sono tanti buoni affari che a luglio non riesci a fare perché giustamente le società non svendono. Ad agosto invece il mercato entra nel vivo, il direttore sa dove intervenire ed un vecchio volpone, quindi io mi fido ciecamente del direttore che abbiamo perché è di vecchia data, quindi sa dove intervenire, sa come intervenire e quando intervenire.